Ciao a tutti amici, bentornati sul nostro canale WoWWatch, io sono Christian e oggi nuova recensione di un brand che è già passato qui da noi in questo canale e con molto piacere siamo tornati a collaborare e stiamo parlando di questo Temporelux Racing One Chronograph. Temporelux è un brand spagnolo, un po' di tempo fa avevamo recensito la collezione Vintage One. Orologio interessantissimo, ma che dal mio punto di vista, gusti personali ovviamente, questo è molto molto meglio. Orologio che tuttora è in una campagna su Kickstarter che già sta avendo successo, sono già arrivati all'obiettivo, ma ci sono ancora orologi in vendita con uno sconto eccezionale. Andiamolo a vedere assieme e se vi interessa poi alla fine vi dico un po' i prezzi e comunque in descrizione vi lascio i link sia della pagina ufficiale di Temporelux sia per quello che riguarda la campagna di Kickstarter. Prima di iniziare il video, vi ricordo amici che se non siete ancora iscritti di iscrivervi al canale e di attivare la campana per ricevere tutte le notifiche, oltre a seguirci su Instagram dove tutti i giorni mettiamo foto dei nostri orologi e su Telegram dove ogni tanto mettiamo qualche offerta. Buona visione! E qui abbiamo il Temporelux Racing One Chronograph. È un cronografo ispirato ai modelli degli anni 60 e 70, sia per il quadrante così per la cassa cuscino. Questo modello è un prototipo, anche se onestamente mi sembra un orologio finito, io penso che manchino veramente pochissime rifiniture. E ricordo che di questa collezione ci sono quattro modelli diversi. Il classico panda, quindi bianco con i contatori neri, questo modello con quadrante argentato e contatori blu, quadrante blu, molto bello, e quello che mi sembra veramente il più interessante di questa collezione è quello con quadrante rosso. Per quello che riguarda le misure, questo modello ha un diametro di 41 mm, uno spessore di 14 mm, ha un lug-to-lug di poco meno di 50 mm e la larghezza di ansanza per il cinturino di 20 mm e ha un peso di 113 grammi. Cassa ovviamente in acciaio inox 316L. È molto ben rifinita, troviamo la carrure sulla parte laterale lucida, una piccola fessura per estrarre comodamente la corona. Così come troviamo lucide le anse, mi piace tantissimo questo bordo che hanno creato rispetto alla parte superiore e appunto la parte superiore della cassa è satinata con il patrone, con l'effetto Soleil. Bello da vedere quando si gioca con i riflessi della luce. E per quello che riguarda il quadrante, questo modello in particolare ha quadrante argentato con i contatori molto belli, quadrati, che ricordano anche in questo caso i modelli degli anni 60 e 70. Sono blu e fanno gioco con il tachimetro, che in questo caso secondo me è una scelta più che azzeccata di metterlo all'interno del quadrante piuttosto che il classico tachimetro che si mette sulla ghiera. Poi abbiamo le lancette a matita, lancette con luminescenza, luminescenza Super Luminova C3, indici applicati e luminescenza la troviamo giusto nel punto iniziale degli indici. Per quello che riguarda i contatori, troviamo a ore 9 quello dei secondi, mentre a ore 3 il contatore dei minuti cronografici e in arancione ovviamente la lancetta grande, quella del cronometro. Poi sulla destra troviamo i due pulsanti per il cronometro e corona. Corona a pressione, ricordo che questo modello ha 100 metri di impermeabilità, corona a pressione più pulsanti, quindi è un orologio che mi ci laverei le mani, ma
non lo consiglierei come orologio da portare al mare e di farci un bagno. Mi porterei un'altra tipologia di orologio. A ore 2 troviamo il pulsante per far partire il cronometro, stoppare e a ore 4 reset. E infine, per quello che riguarda il quadrante, troviamo stampato il logo con il nome del brand Temporelux. A ore 12, logo che onestamente a me piace un casino. A ore 6, Mechanical Chronograph e in arancione è segnata l'impermeabilità di 100 metri e che mi piace che fa gioco con la lancetta dei secondi cronografici. Il vetro che protegge questo quadrante è in zaffiro e antiriflesso. L'orologio si presenta molto accattivante, molto sportivo e non poteva essere di meno la parte posteriore, dove troviamo un fondello, in questo caso sia vite. Mi piace tantissimo come si vedono i tagli delle anse. Possiamo leggere sul fondello Stainless Steel, Water Resistant 100 metri, Racing One, che è il nome di questo modello, assemblato in Spagna e movimento meccanico e Temporelux. Il movimento è un Seagull ST1901, erede quindi del famoso Venus 175 degli anni 40, movimento che abbiamo visto e rivisto con il Seagull comprato da noi e con cui abbiamo fatto da poco anche una revisione dell'accuratezza. E da parte mia, movimento secondo me eccellente, veramente bellissimo da vedere, ben rifinito. E una cosa forse ancora meglio rispetto al Seagull che ho comprato, perché ovviamente quando lo compriamo su orologi economici e pensiamo a un brand cinese tipo il modello che ho preso io, questo orologio, appunto come si legge anche sul fondello, è assemblato completamente a Palma di Mallorca, in Spagna, e quindi assemblato anche in movimento e sono tutti completamente revisionati. E quindi un orologio che quando si compra siamo certi che ha avuto una revisione prima della messa in vendita e si va molto ma molto tranquilli. E parliamo dei cinturini. Cinturino in questo caso Racing, veramente bello, anche questo accattivante è per quello che riguarda questo orologio. Il suo si può anche scegliere di comprare il bracciale, sempre in acciaio 316L. Sono creati da Jacob Straps, un fabbricante spagnolo che crea cinturini fatti a mano ed è famoso per apportare tantissima qualità ai propri prodotti. Il cinturino veramente bello, morbido, profumato, ha una chiusura mariposa, veramente perfetta, solida e hanno fatto veramente un eccellente lavoro. Leggevo che anche sui cinturini ci sarà stampato il logo Temporelux. Qui in questo caso, essendo un prototipo, non l'ho trovato. Non so se magari lo mettono qui sulla fibbia, che sarebbe una gallata, mi piacerebbe tantissimo, o direttamente lo stampino sulla parte in pelle. Quello sì, non saprei dirvi. Dai, facciamogli una bella prova polso. E questo è il Temporelux Racing One. Al mio polso di 17,5 cm. Orologio importante ma bello sportivo e che si vuol far notare. Le anse comunque, come potete vedere, rimangono perfettamente all'interno del braccio, non fuoriescono. E la cassa di 14 mm si fa notare, si fa sentire. Orologio prepotente è che sì, dai, sportivo al massimo, deve fare da protagonista. Il prezzo di questo modello è di 600 euro. Non è ancora in vendita sulla pagina web perché c'è ancora la campagna attiva su Kickstarter e dove quindi si può acquistare a un prezzo inferiore. E stiamo parlando dei prezzi che partono dai 400 euro. E quindi si ha un risparmio sul prezzo finale di 200 euro, che non è male. 400 euro per un orologio a carica manuale, ben fatto, spagnolo, quindi europeo. Per chi potesse essere interessato, vi lascio il link sia della pagina web che di Kickstarter
In descrizione, andate lì a dare un occhio, vedete anche bene gli altri modelli di cosa trattano e così vi fate un'idea. Penso di aver detto tutto, ragazzi, fatemi sapere il vostro giudizio e la vostra idea, come sempre nei commenti, e non mi resta altro che ricordarvi che se non siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi attivando la campana delle notifiche, oltre a seguirci sul nostro canale Instagram, dove mettiamo tutti i giorni foto dei nostri orologi, o su Telegram, dove ogni tanto mettiamo qualche buona offerta. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per essere arrivati fino a qui e alla prossima. Ciao!